L'insegnamento è un trasferimento dell'esperienza sia conoscitiva e di lavoro che personale, quindi ha in sé una forte valenza anche personale, in cui il discente e il docente si scambiano non solo nozioni, informazioni, esperienza, ma anche una piccola parte di sé. Il docente, se apprezza e riesce a eseguire un insegnamento di questo tipo, diventa anche un modello. Il modo di insegnare in università negli ultimi anni ha subito una profonda trasformazione, ma credo che sia ancora nulla rispetto a quello che subirà nei prossimi anni e che è stato estremamente accelerato dal periodo e dalle necessità dettate dall'epidemia, dalla pandemia Covid. Che cosa è cambiato? Intanto sono cambiate le modalità di studio dei ragazzi, perché sono modalità multidimensionali e i ragazzi le usano tutte. I docenti chiaramente hanno fatto più fatica ad adeguarsi a una nuova modalità, quindi io credo che l'insegnamento nel futuro sarà un insegnamento misto, alternato e compensato con metodi di insegnamento a distanza. Credo che ci sarà un'ennesima rivoluzione in medicina. L'ultima è stata quella di definire una medicina personalizzata, o ancor meglio medicina di precisione. Già iniziando abbiamo capito che quello che cambierà tantissimo sarà incrociare tre discipline che sono state sempre molto forti ma parallele fra di loro e trovare le interconnessioni fra queste tre discipline, che sono la parte clinica della medicina, la biologia e l'informatica. Ma queste tre messe insieme possono veramente rivoluzionare la medicina, perché la conoscenza umana a un certo punto si ferma, anche la competenza a un certo punto arriva a un tetto. L'aspetto particolare in cui entra la biologia è che non basta trovare le correlazioni, bisogna anche capire perché. Questa secondo me sarà la vera rivoluzione. Fondazione Bracco ha lavorato sul coinvolgimento delle ragazze verso le discipline STEM già da tempo, quindi ha precorso i tempi. In questo senso è stata anche visionaria come attività, quindi credo che questa doppia valenza di stimolo e di iniziative per i giovani e di incontro e aiuto per chi invece è già sul campo sia molto importante. E ringrazio Fondazione Bracco per questo.